Ha vinto questo emozionante Gran Premio di Monte Carlo di Formula 1, precedendo nell'ordine Ken Stark su Clipper e Giancarlo Baghetti su Lion. Con la sua magnifica vittoria ottenuta su questo difficile e spettacolare circuito, Graham Hill si porta in testa alla classifica del campionato del mondo con 2 punti di vantaggio su Ken Stark. Ecco il grande campione che si appresta a compiere il giro d'onore fra 2 ali di folla esultante. È stata veramente una fortuna, cari radioascoltatori, aver potuto avvicinare oggi questi grandi campioni di Formula 1. Tutta la scuderia Clipper al completo. Mi tolga una curiosità, durante le corse lei non ha neanche un attimo di paura, Stark? Se avessi paura non correrei, le pare? Lei corre da 12 anni in Formula 1, è stato 3 volte campione del mondo, è uscito dai più paurosi incidenti. Perché continua a correre? Perché non so fare altro. Ah, cari amici, abbiamo veramente avuto la fortuna oggi di prendere al volo, se così si può dire, i 3 grandi piloti della scuderia Clipper. Avete già ascoltato Stark. Ora una domanda a Connor. Come mai è arrivato ultimo a Monte Carlo? Semplicissimo, perché tutti gli altri sono arrivati prima di me. Oh, sempre simpatico il nostro Connor. Ed ora, cari amici, ecco accanto a noi la seconda guida della Clipper. Claude Pélissier insieme alla sua giovane e bella moglie. Pélissier, è vero che lei si è fatto stampare sulla tuta la sigla del suo gruppo sanguigno? Sì, non si sa mai. I passeggeri... Prego, scusate un attimo. Ha ancora qualche domanda?
Pardon. Signora Pelissier, dicono che suo marito sia molto superstizioso. È per questo che la vuole sempre con lui ai box quando corre. Non so se è per superstizione. Mi vuole sempre nei box, ma è capace di passarmi vicino 100 volte senza neppure guardarmi. Io lo conosco. So che quando capita così vuol dire che è preoccupato e sta cercando la concentrazione necessaria per affrontare la gara. E i bambini? Li porta sempre con lei? Oh, sì, sempre. Preferisco averli vicino. Arrivederci e in bocca al lupo, signora. Cari amici, avete ascoltato le voci di 3 grandi piloti di Formula 1. Poche ore fa correvano a Monte Carlo e ora eccoli qua alle 4 del mattino in partenza per il Canada, dove domenica prossima correranno al Mosport Park. Sono 3 dinamici eroi della vita moderna. Anche voi potrete diventarlo se ritemprerete le vostre forze con marmellata Hexpon. Mmm, che buona! Mancano 15 minuti alla conclusione della seconda giornata di prove del Gran Premio del Canada. Il tempo migliore fatto registrare finora è quello del campione della Clipper, Ken Stark, con 1.19.3 alla media di 180-212. Secondo miglior tempo, Graham Hill in 1.19.5. Connor che rientra ai box. Vi comunicheremo fra poco se è riuscito a migliorare il suo tempo che finora è stato mediocre. Graham Hill si appresta intanto a rientrare in pista nel tentativo di strappare a Stark il primato sul giro che gli consentirebbe una migliore posizione di partenza. Ma Stark accetta la sfida ed eccolo pronto a tornare anche egli in pista. Istanti saremo in grado di comunicarvi i tempi ufficiali. Attenzione, attenzione! Miglior tempo assoluto, Graham Hill, 1.19.2, media 180-406. Secondo, Ken Stark su Clipper, 1.19.3, alla media di 180-212. Questi due piloti partiranno in prima fila. Terzo miglior tempo, Mac Collins, 1.19.5. Quarto, Baghetti, 1.19.8. Quinto, Redley, 1.20.4. Sesto, Moore, 1.20.7. Settimo, Ludwig, 1.21.2. Ottavo, Pelissier, 1.21.4. Nono, Stafford, 1.22.6. Decimo Connor su Clipper, 1.22.8. Klaus su Schenkel è ultimo in 1.28.7. Alla media di 171.800, partenza in ultima fila. Fred, inclina di 2 gradi di spoiler. Controlla l'olio dei freni. Senti, McGregor. Sì? È troppo lunga la corsa del pedale del freno. Ci deve essere del vapor lock nelle tubazioni. Avevo capito che qualcosa non andava. Difatti ti ho visto arrivare lungo alla curva delle tribune. Non ti preoccupare, la metto a posto in 10 minuti. Bene. Jim, Cruz, è arrivato Donovan. Ha detto che stasera ci aspetta tutti all'Esplanade. Mi sembra di buon umore Stark. Sarà arrivata anche Gladys. 1, 2, 3 times, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 times. That's the way, that's the way. To have a chance with you, to fall in love with you, that's the way, the only way to embrace you. Salve. Ciao, Connor. Non mi direi che corri anche tu, non ti ho nemmeno visto alle prove. Per forza, vado troppo forte per te. Hola, Baghetti. Come va, Schenker? Bene, bene, non mi lamento. Sono riuscito a qualificare Klaus sulla mia macchina. In che fila parte? Ultima. Beh, è già un bel successo, eh? Frankie, sai che non puoi bere, caro. Pensa alla tua ulcera. Tu hai sempre il potere di ricordarmi le cose sgradevoli. Ma io lo dico solo per il tuo bene. Ciao, Gladys. Signor
signor Donovan. Come va, Sara? Fammi ballare, Ken, mi sto annoiando. Parlerete dopo d'affari. Siediti. Prego, signor Donovan. Come mai hai fatto dei tempi così brutti? È la macchina che non va bene. O sei tu? Credevo non arrivassi più. Siamo passati da New York. Frank ha degli amici laggiù. Voleva mostrare loro che bella moglie si è comprato. Sono stufo di questa situazione. Prima o poi dovremo decidere qualcosa, Gladys. E perché? Non stiamo bene così noi due. Non mi è mai piaciuto Mosport Park. Brutto circuito. Ha delle curve irregolari, pericolose. Comunque qui noi domani dobbiamo vincere. Inutile ti ricordi la classifica del campionato del mondo. Hai 2 punti meno di Graham Hill. Se Hill vince, il distacco tra te e lui diventerà incolmabile. Non ti preoccupare, non vincerà. Al Mosport Park è difficile superare. Felicia e Connor terranno dietro gli altri. Io penserò a Hill. Da un po' di tempo non mi piace Felicia. Che gli è successo? Che sappia io, niente. Già. Tu ti intendi solo di motori, Stark. Di macchine. Non riesci a vedere altro. 2 minuti alla partenza. Minuto alla partenza. Motori. Nord è in testa Graham Hill, tallonato da Stark, McCollins, Baghetti e Pelissier. Nel rettilineo del parco posizioni mutate. Sempre in testa Graham Hill, nella cui scia è Stark. Eccoli alla curva della discesa. Stark cerca di superare Hill ma non vi riesce. Tenta di passare all'esterno. Michael Stark con una manovra spericolata che supera Hill all'interno entrando lungo in curva. Dietro a Hill, Stark e Baghetti si è formato un gruppetto di inseguitori. Connor è in testa a questo gruppo e cerca di non farsi superare. Forse è un gioco di scuderia della Clipper. Pelissier, 1.19.4. Ecco intanto passare sul rettilineo d'arrivo Klaus su Schenkel, che ha già perduto un giro. 1.24.3. Evidentemente la macchina di Schenkel trova difficoltà nel tenere il ritmo infernale imposto dagli altri. La macchina di Rogers è avvolta da una densa nube di fumo. Si porta ai box. Connor intanto continua nella sua pericolosa corsa, cercando di non farsi superare e di tenere a bada il gruppo degli inseguitori. Le ruote si sfiorano paurosamente. Si porta in testa tallonato da Hill. La corsa si fa sempre più emozionante. Già stato doppiato in 3 giri.
siamo giunti alla metà di questa appassionante gara. È ancora in testa Graham Hill, che conduce ormai da 14 giri, sempre talonato da Stark e da Baghetti. Ma Stark non si dà per vinto, attacca Hill sul rettilineo del parco, gli si affianca, lo supera, passa in testa. Hill non cede, cerca di rimontare all'esterno, non gli riesce. Si punta all'interno prima della curva. È fantastica la lotta di questi due campioni. Eccoli correre a 300 all'ora, ruota contro ruota. Hill ce l'ha fatta, è passato avanti. Alle spalle dei primi, Connor, il compagno di scuderia di Stark, continua nella sua spericolata corsa, cercando di impedire agli altri piloti di portarsi a ridosso di Stark. Le ruote si sfiorano pericolosamente. Sentivo. Connor ha sempre rischiato troppo. Speriamo se la sia cavata. Balza in testa alla classifica del campionato del mondo con 30 punti contro i 29 di Graham Hill al secondo posto. Le concedo pochi minuti, non la faccia parlare troppo. Come va, Jim? È andata male. Pensa, ero riuscito a convincere Lily a uscire con me stasera. Andavamo a ballare. E così ha vinto Stark. Lui sì che è un grande campione. E poi tutti devono aiutarlo. Le corse sono così, Jim. Lo sai meglio di me. Adesso pensa soltanto a guarire. Tornerai a correre, vedrai. No, Claude. Stavolta sono finito. Tu non sai me. Ma io sono tutto in pezzi. E poi, la cosa peggiore è... è che da un po' di tempo avevo paura. E chi ha paura non può correre. Sciocchezze. Tutti abbiamo paura. Tu credi che io non ne abbia? Claude...
Lascia perdere tutto. Vattene finché sei in tempo. Tu non sei solo come me. Hai moglie, figli. Va bene, provvedi. Frank è in ritardo, non l'hai ancora visto, Kenny? No. Strano. Oh, non ti preoccupare, arriverà. Non riesci più a vincere, neanche a ping pong. Sei in ribasso, Graham. Gladys, tu che ne dici? Finché non correrà per la Clipper non vincerà mai. Già. Potremmo metterci d'accordo noi due, no? Che ne dici, Ken? Oh, sì, sì. Naturalmente certo. Tu farai la seconda guida. Starei dietro a Ken, ostacolando gli altri in modo che non lo raggiungano. Certo, e poi? Beh, quando avrai imparato a correre ti permetterò gentile. Di passargli davanti. È simpatico, Hill. Peccato che abbia il vizio di vincere troppo spesso. Stark e Vincente me lo danno alla pari. Scommetti quello che vuoi, Jim. Il campionato del mondo lo vinco io. Come va, Shank? La tua macchina è arrivata penultima, eh? Stai migliorando. Ma questo è niente. Vedrai fra un po'. Sto preparando una bella sorpresa. Ah. Chissà che un giorno non dia fastidio alle tue Clipper, Donovan. Ciao, Gladys. Dobbiamo assumere immediatamente una terza guida. Per quest'anno potremmo farne a meno, Frank. Già, io perdo i premi d'ingaggio degli autodromi per la terza macchina. E chi prendiamo? Secondo me oggi non c'è nessun pilota in grado di passare in Formula 1. Beh, in Formula 2 c'è Leclerc, che non è male. Anche in Formula 3 c'è qualcuno. Per esempio Greenwood sta venendo su forte. No, no, ho di meglio io. E chi sarebbe? Valli. Giacomo Valli. Valli? Ma Valli corre in motocicletta. E con questo? Quanti corridori motociclisti sono passati a correre in vetture di Formula e anche di Formula 1? E poi Valli è un campione. Tutto il mondo lo conosce. E questo a me fa gioco. Non credo che la sua idea sia felice, Donovan. Conosce Valli? Sì, di vista. Se ne dicono molte su di lui. E a quanto ne so io non è un tipo che si può tenere sotto. Penserai tu a farlo filare dritto. In fondo che dovrebbe fare? Mettersi in coda e ostacolare quelli che cercano di avvicinarsi a Stark. Come faceva con? Bene. Comunque prima di decidere gli faremo fare una prova. Valli domani corre a Brands Hatch. Gli parlerò io stesso. Messaggio per lei da parte del signor Donovan. Ciao, Pessima. Quant'è? 2 sterline. Grazie. Buongiorno. Ecco Valli. È stato uno spettacolo, niente male.
Buonasera, Donovan. Signora? Prende qualcosa, Valli. Un martini, grazie. Un martini. Immagino che sappia perché l'ho fatto venire qui. Certo, ha bisogno di un pilota. Mi piacciono le persone sicure di sé. Vuol correre in Formula 1? Senz'altro, anche subito, sempre che lei abbia il coraggio di affidarmi una macchina. Le farò fare una prova a Monza. E se andrà bene, correrà con la Clipper. Donovan! Oh, Walter, scusate un momento. Signor Valli, mi fa un autografo, per favore? Grazie. Senti, mi chiamo Valentina, mi fai un autografo? Ci metti, con simpatia. Grazie. A quanto pare non sono le ammiratrici che le mancano. Vuole un autografo anche lei? Il capoguida della Clipper è Stark, vero? Sì. Che tipo è? Come pilota è eccezionale. E come uomo? Beh, è un tipo in gamba. Un po' duro forse, ma è caparbio, metodico, preciso. Ecco, proprio l'opposto di quello che sono io. Credo che non andremo molto d'accordo noi due. Stava già sognando? Sì, possono farlo i piloti della Clipper. Ehi, ciao Valli. Sono Pellissier. Ho provato la macchina, è a posto. Di un po'. A quanto sei passato prima, davanti alle tribune? Beh, non ho forzato, andavo piano, sui 270. Io vado a dare un'occhiata alla macchina. Va bene. C'è da sudarsi anche l'anima qua dentro. Sempre meglio sudare che bruciare vivi. È fatto di materiale ininfiammabile. Anche questi? Certo, come tutto quello che indossi. E tu credi che questa roba possa davvero resistere al fuoco? Vuoi una prova? Dammi la mano. Resiste al fuoco per 15 secondi. Giusto il tempo per saltare fuori dalla macchina. Ehi, siamo sicuri, eh? La mano è mia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Comincio a sentir caldo. 14, 15. Vedi? Si è cristallizzata, ma non brucia. Vuoi che ti dia qualche consiglio? Ah, certo, grazie. Ci sono tre brutte curve sul circuito. L'entrata e l'uscita di Lesmo, queste. La curva parabolica, qui. Soprattutto la parabolica è brutta. Sembra facile, ma è un momento andare fuori strada. Ti conviene prenderla piano i primi giri. Studiala bene. E non entrare mai stretto. Ti potresti trovare in mezzo al bosco. La cosa più importante però è uscire con perfetto stile dalla curva parabolica. Ai box ci sono Donovan, Stark e tutti gli altri pronti a giudicarti. Devi presentarti sul rettilineo d'arrivo come sul filo di una spada, senza sbandare. E per riuscirci c'è un solo modo, ricorda. Dosare la potenza alla fine della curva parabolica. E solo quando senti che la macchina è ben impostata dai gas con progressione. Puoi tirare fino a 10.000 giri, addirittura. Nella curva in fondo a rettilineo scendi a 9.000, rallenta deciso, così li imboccherai bene. Questo è essenziale, che ti giudichino un pilota che ha stile. Sì, ma se devo rallentare farò dei brutti tempi. Beh, quello che perdi in questo tratto dovrei guadagnarlo nel resto del circuito, dove nessuno ti vede. Lì puoi scatenarti. Ma sta attento, eh? Non è facile tenere il controllo di una vettura di Formula 1 quando si va troppo forte.
sia ben chiaro che non devi forzare per nessun motivo. Qual è il record sul giro? 1:24:06. E per di più è mio. Non pensare di far meglio, Valli. Capito? Potresti fracassare la macchina. Non preoccuparti, Stark. Ci tengo alla mia pelle. Bravo. E io tengo altrettanto alla macchina. Se non lo sai, vale più di 100 milioni. E se fosse stato per me, non te l'avrei data. Prenderò io i tempi. Non c'è bisogno, grazie. Lisa? Sì? Cronometra tu i miei passaggi. Il sottocasco. Tieni. Piace perdere tempo. Che tempo ha fatto? 1:39:06. Potevo anche restarmene a dormire. Sembra anche che abbia dello stile. Ma come può fare questi tempi? Esce così piano dalla parabolica. E anche qui davanti non è che forzi molto. Siamo sicuri dei cronometri? Sì, sì, sto controllando anch'io. Vediamo cosa sa combinare. McGregor, fa segnalare che spinga al massimo. Sento sicuro.
Ora posso fare anche meglio. Ma perché non si ferma? 1:24:06. Il record è mio, Valli. Non pensare di batterlo. Tanto non ci riusciresti. C'è una festa, venite. Ciao Giacomo, sei un campione. Raccontaci tutto. Dopo. Intanto vi presento Pelissier, questo sì che è un grande campione. Marco, dov'è la mamma? Di sopra. Divertiti, Colette, ti raggiungo subito. Claude, Hélène, venite. Mamma. Caro. Ti presento Hélène e Claude. Claude Pelissier, pilota di Formula 1. Per sapere quello che fai sono costretta a leggere il giornale. Hai visto, eh? 1:24:07. E domenica debutta dal B. Credi che questo mi entusiasmi? Sai come la penso. Ah, ci risiamo. Claude, ti porto via Hélène. Parla tu con mia madre. L'ha lasciato qui per cercare di convincermi? Convincerla? Di cosa, signora Valli? In fondo Giacomo correva già da prima. Ah sì, ma in moto. È diverso. Io so cos'è la Formula 1. Beh, c'è solo la differenza di due ruote. Sono sempre stata contraria, sin dal principio. Forse parlo così perché ho un figlio che corre. Ma per me è un'ansia continua. Ho sempre paura che il telefono suoni e qualcuno mi dica che Giacomo si è fatto male. O è morto. Suo figlio è un pilota in gamba, signora Valli. Le assicuro, può stare tranquilla. Io l'ho visto quando provava a Monza. Ha i riflessi pronti. Vede, è coraggioso, sì, ma è anche attento, sicuro, prudente. Prudente, a 300 km all'ora. Non basta niente, una macchia d'olio, un incidente qualsiasi. Oh, mi scusi, Felicia, sono cose che voi non volete sentire, vero? Lo so, avete il diritto di scegliere la vostra vita. Ma non avete il diritto di far soffrire gli altri. Giacomo potrebbe vivere qui tranquillo, felice. Cosa gli manca nella vita? Ha tutto. Perché continua a vivere nel rischio, nel pericolo? Come lei, per esempio. Cos'è che vi spinge a farlo? È difficile rispondere. Ci ha provato Jim Clark. Era un grande pilota. Il più grande di tutti. Le corse falsano ogni prospettiva della realtà e creano un alone artificioso attorno alle coscienze. Non si può più dare il giusto peso ai fatti della vita e ragionamenti, sentimenti, problemi umani. Tutto assume un'altra dimensione, come accade agli intossicati. Da questo momento si vive soltanto per correre, anche sapendo che prima o poi si deve morire, perché non è più possibile rinunciare in una sorta di masochistica autodistruzione. Come vede, signora, il nostro è un male incurabile. Andiamo, Claude, si fa tardi. Ma come, vai già via? Dobbiamo essere domattina ad Albi. Ciao. Sta attento, pensa a me. Sta tranquilla, mamma, andrà tutto bene. Albi, una vecchia cittadina medievale del sud della Francia, addormentata per 364 giorni all'anno. Ma c'è un giorno in cui la città si sveglia all'improvviso
e ruggisce. Qualcosa che non va? Beh, sì, mi è un po' larga di spalle. Quando sarà diventato un campione, gliela faranno su misura. Stark ha già dato gli ordini per la corsa di domani? Sì, Pelissier deve mettersi alle sue spalle e cercare di dare fastidio a chi tenta di superarlo. E lei? Beh, pare che non mi consideri molto per ora. Mi ha detto che ho corsa libera. Ma con questo gatorcio penso che non potrò fare molto. Per il prossimo Gran Premio negli Stati Uniti avrà anche lei una macchina nuova. Glielo prometto. Posso cambiare i getti? Sì, cambiali. Le candele sono troppo grasse. Non è che ti stai cacciando in qualche guaio, eh? Perché? È una donna pericolosa. Sta alla larga da lei. Senti, Claude, mi sei molto simpatico. Andremo sempre d'accordo noi due, purché tu non metti il naso nei miei affari. D'accordo, come l'ho detto. Claude. Scusa, ma a me piace parlare chiaro. Spiegati, perché hai detto che è pericolosa? Non tanto per Donovan, quello è un marito che non conta. Forse tu non lo sai, ma Gladys è l'amica di Stark e in questo momento alla Clipper è Stark che comanda. Tribune principali, guardi, sono da quella parte, là in fondo. Sbaglio, si staranno volando? Mi sembra di no. McGregor, vorrei chiederti una cosa. Ah, proprio adesso? Che diresti se io montassi le gomme da pioggia? Ma che sei matto? Che gomme montano gli altri? Quelle normali, per pista asciutta. Quanto pensi che potrei guadagnare ogni giro, se piovesse? Certo, ti troveresti avvantaggiato, ma se non piove, arrivi domani. L'unica speranza che mi rimane, McGregor, è che venga un diluvio. Montami le gomme da pioggia. Stark e Hill sono a pari punti nella classifica del campionato del mondo e la lotta si preannuncia drammatica. Ma un altro motivo di interesse si inserisce in questo Gran Premio di Albi, la presenza di Giacomo Valli, che debutta oggi per la prima volta in Formula 1. L'inesperienza di Valli non gli permetterà certo piazzamenti sensazionali, ma il suo coraggio e la sua ben nota spericolatezza gli consentiranno senz'altro di imporsi all'attenzione della folla. Questa è la tua prima corsa nella Clipper, Valli. Non abbiamo ancora potuto spiegarci bene, noi due. Cerca di non strafare. A vincere ci penso io. Fred, controlla l'olio dei freni. I piloti dal direttore di corsa. Allarga di un punto la convergenza. Tutto a posto, Grant? Beh, per ora sì. Piloti in macchina. Tutti gli altri sgombrino la pista. In miglior posizione sul rettilineo. Stark è passato subito in testa, seguito da Grant Hill, e ora le macchine si lanciano sul rettilineo opposto alle tribune a oltre 250 km all'ora. Alla curva del ponte, sempre in testa Stark, seguito da Hill, McCollins, Spaghetti, Pelissier, Redman, Stafford e da Valli in ottava posizione. Le macchine si presentano ora sul rettilineo delle tribune in fila indiana, cercando ognuna di sfruttare la scia della macchina che la precede. Ecco
Valli che cerca di superare alla curva del Prato. Vi riesce e si porta in settima posizione. In testa, seguito da Baghetti, Redman e Pelissier. La vettura della Clipper, guidata da Valli, sta intanto perdendo terreno dopo un promettente inizio. Evidentemente Valli non è ancora abituato a questo massacrante tipo di gara. Come al solito ultimo è già staccato e Klaus su Schenkel, la cui macchina non riesce a tenere il passo delle altre. Qui mi sa che piove. Sarebbe il colmo. Si è improvvisamente abbattuto sulla pista, rendendo ancora più drammatico questo emozionante Gran Premio di Albi. I piloti corrono a velocità pazzesca in un turbine d'acqua che impedisce loro di vedere persino la macchina che li precede. L'audacia di questi uomini è veramente eccezionale. Fantastica rimonta di Valli, che ha già superato Redman e Mac Collins e sta avvicinandosi a Baghetti. È incredibile il coraggio di Valli, che sta spingendo a fondo in queste drammatiche condizioni atmosferiche. Intanto Pelissier, che ha perso il giro, si è portato alle spalle del gruppo degli inseguitori e cerca di fare in modo che nessuno riesca a superarlo. La pioggia continua a cadere implacabile, mettendo a dura prova l'abilità e il sangue freddo dei piloti. Le macchine faticano a tenere la strada sull'asfalto viscido. Intanto Valli continua a guadagnare posizioni e si è portato ormai a ridosso dei primi. Se l'è cavata, vedrai. Speriamo non sia successo niente. Siamo ormai giunti alle ultime fasi di questa emozionante gara. Il tempo si sta finalmente rimettendo al bello. In testa alla corsa è sempre Valli. Sotto, tenta di superare Valli. I due lottano ruota contro ruota. Valli resiste, passa ancora avanti, mentre anche Stark spinge a fondo, inserendosi nella lotta e portandosi a fianco di Hill. La lotta fra i tre è più che mai entusiasmante. Sono tre grandi campioni che si battono allo spasimo per la vittoria. Ma ecco Valli che gioca il tutto per tutto e con un guizzo bruciante passa all'interno e si porta in testa la corsa. Stark si pone subito sulla sua scia, ma ecco Valli che sbatta. Stark è costretto a frenare, Hill ne approfitta, balza avanti, supera tutti e primo. Hill ha vinto, mentre Stark e Valli tagliano il traguardo distanziati. Qua gli ordini li do io. Tu non dovevi superarmi. Se il mi ha battuto è perché tu hai sbandato proprio davanti a me. Ho sbandato perché mi sono trovato all'improvviso su una macchia d'olio. Per un miracolo sono riuscito a restare in pista. Se tu non avessi voluto strafare, mio caro, la corsa l'avrei vinta io. Questo è da dimostrare. Calma, calma. Nelle corse può succedere di tutto. E poi Valli non aveva certo intenzione di danneggiarti.
Tu hai stoffa, Valli. Li vedo subito io i piloti che valgono. Puoi diventare un grande campione. A patto però che tu non abbia fretta. Bravo, Illa! Illa, sei magnifico! Bravo, Illa! Bravissimo, Illa! Buongiorno, McGregor, ci sarò io là. Domenica, sul circuito di Watkins Glen, si svolgerà la penultima prova del campionato del mondo di Formula 1. Dopo il circuito di Albi, la classifica è la seguente. Hill è ripassato di nuovo in testa con 38 punti, seguito da Stark con 36. I due si batteranno in una lotta serrata per la conquista del primo posto sul filo dei 350 all'ora. Brum, brum, brum. Brum, brum. E sai perché mi sono salvato? Non mi ero allacciato le cinture di sicurezza. Così quando ho urtato il guardrail, sono schizzato fuori subito e sono andato a finire nel prato. Altrimenti sarei rimasto dentro la macchina e mi sarei fracassato come Connor, o anche peggio. Beh, l'importante è che tu te la sia cavata, Claude. Il guaio è, Giacomo, che questa volta ho avuto paura. Ah, domenica, quando avrai il casco in testa e sarai di nuovo in macchina, non ci penserei più. Può darsi. Ci vediamo più tardi, eh? Lascia perdere tutto, Claude. Vattene finché sei in tempo. La solita fortuna. Che bel colpo! Stai migliorando, Jeanette. Stavolta ne hai buttati giù due. Signor Valli al telefono, grazie. Io faccio lo striker americano. Sì? Sono Gladys. Ha qualche impegno importante per stasera? No. Niente di particolare. Perché? Bene. Vogliamo vederci fra un'ora. Lei non mi sembra davvero un tipo che soffre di solitudine, Valli. Crede? Da quando è alla Clipper, l'ho già visto con 7 ragazze. Ah, le ha contate? Mm-hmm. Mi ha deluso, però. Nessuna di loro era un tipo di classe. Non mi ha ancora detto perché stasera ha voluto vedermi. Semplice, mio marito è partito questa mattina. Io mi sentivo sola e avevo bisogno di compagnia. Doveva scegliere Stark. Perché dice questo? Beh, il capoguida della Clipper è lui. E poi vi vedo sempre insieme. Non mi conosce ancora bene, Valli. Io non sono molto costante. E mi attirano le situazioni nuove. Sono così eccitante. Thank you.
Sì? Sono Pelissier. Cosa vuoi? Ecco, non me la sento di correre domani. Che dici? Ho deciso di finirla con le corse, Stark. Ho paura. Non riesco più a dominarmi. Dove sei? Non ce la faccio più, credimi. Da quando ho avuto quell'incidente ad Albi, io ho paura. Tutti abbiamo avuto degli incidenti, tutti abbiamo avuto paura. Eppure siamo ancora qui, a correre. Non dimenticare che hai dei doveri, degli impegni precisi. Verso la Clipper e soprattutto verso di me. Io ho creduto in te, ti ho aiutato, ti ho portato avanti. Devo vincere! Non puoi andartene, Claude. Tu devi darmi una mano. Come hai sempre fatto. La paura va guardata in faccia. Devi cercare di affrontarla. Devi vincerla. Altrimenti ti distrugge. Ti prego, credimi, Ken. È più forte di me. Ascoltami bene, Claude. Alla fine della stagione farai quello che vorrai, adesso no. E poi ricorda che questo mestiere te lo sei scelto tu. È così che hai dato alla tua famiglia, ai tuoi bambini, quella tranquillità e quel benessere che non hai mai avuto in vita tua. Va bene, va bene. Per questa volta correrò ancora. Partiti. Graham Hill è subito in testa, seguito da Stark, Baghetti, McCollins, Pelissier e gli altri. Tutti i più grandi campioni di Formula 1 sono presenti in questo eccezionale Gran Premio degli Stati Uniti. Mai qui a Watkins Glen si è vista una folla così imponente di appassionati. Graham Hill e Ken Stark stanno già battendosi allo spasimo. Dietro di loro, a soli due secondi, è Giacomo Valli, che ha preso il posto dello sfortunato Jim Connor nella Clipper. La folla segue con attenzione la corsa di questo giovane pilota che sembra già perfettamente a suo agio in gare massacranti come questa. Colpo di scena alla curva dei box. Baghetti è balzato in testa seguito da Stark e da Hill mentre Valli sta perdendo terreno. Ti ha portato fantastico! Te. Il record sul giro è crollato. Baghetti con 2:18:03 ha letteralmente polverizzato il tempo fatto registrare da Stark durante le prove di ieri. La media è di 2:42:320. Alla curva nord, Valli con un'audace manovra è riuscito a superare Redman, portandosi così di nuovo nel gruppo dei primi. Mentre vediamo anche Pelissier farsi avanti con degli spericolati sorpassi. Pelissier supera ancora, le ruote si sfiorano. Pelissier al quarto posto. Ma ecco, la macchina di Stafford sbanda. Pelissier cerca di evitarlo. Terribile incidente, la macchina si incendia. A quanto possiamo vedere, Pelissier è rimasto imprigionato nella macchina avvolta dalle fiamme. Pelissier si è trovato improvvisamente di fronte alla macchina di Stafford che aveva sbandato e per evitarlo è uscito di pista fracassato. Pelissier. Sì, avevo deciso di piantarla con le corse una volta per tutte. Ma Stark è riuscito a convincermi. Forse ha ragione. Che altro potrei fare nella vita? Stark, carogna, tu hai costretto Pelissier a correre. Tu per la tua ambizione, perché vuoi vincere il campionato del mondo. Ma non lo vincerai. Ti batterò, Stark. Ti batterò a tutti i costi. Formidabile rimonta di Valli che supera McCollins. Si porta avanti. Attacca Miller, Baghetti. Li affianca. Li supera. Valli sta portandosi sotto. Davanti a lui ci sono ormai soltanto Hill e Stark. Li supera di slancio. È in testa. È primo. Secondo Stark, terzo Hill. Così si è concluso questo emozionante Gran Premio degli Stati Uniti. Con un clamoroso e incredibile colpo di scena, Valli ha battuto inaspettatamente su questo circuito il suo compagno di scuderia Ken Stark, togliendogli la possibilità di vincere già da ora il campionato del mondo di Formula 1. Un momento, Valli. Prima di tutto complimenti per la vittoria. È la prima volta che lei vince una gara di Formula 1, vero? E poi ci dica, com'è successo l'incidente a Pelissier? Lei ha visto qualcosa? Indietro, via tutti, fuori! È la tua ultima corsa, Valli. Sei una carogna, Stark. Ti distruggerò. Come hai distrutto Pelissier, vero? Fermi, per favore. Fuori tutti, sgombrare, sgombrare. Signor, non sono cose che ti riguardano. Per favore. Ma cosa fate? Siete impazziti? Lascialo. Fermi. Chiudi la saraginesca, Jack. È vergognoso quello che è successo.
Tu, Valli, hai chiuso con la Clipper. Prendi la tua roba e vattene. Non è finita qui, Stark. Ci incontreremo ancora. Valli, per favore, una dichiarazione. Indietro, per favore, un silenzio. Momento, Valli. E di un po', Valli, cosa si prova a correre? Un'impressione fantastica. La macchina di Formula 1 non è come le altre. È una cosa vera, viva. E il pericolo? A quello non ci si pensa. Ecco, Valli. E Pellissier come sta? Ci dica. Credevo di vedere un amico. Ho visto un cadavere. È vero che lei non correrà più per la Clipper? Lasciatemi in pace, non ho niente da dire. E ora che non sei più alla Clipper, che cosa hai deciso di fare? Non so ancora. E tu? Cosa intendi dire? Vieni via con me, Gladys. No, non posso, Giacomo. Tu non sai com'era la mia vita prima che incontrassi Frank. E adesso non mi sento di lasciarlo. Tu sei simpatico e sto bene con te. Ma quanto potrebbe durare tra noi? Credimi, è meglio così. Pellissier è morto! Telefono subito al giornale! Sì, telefono subito! Non Claude! Lasciate! Voglio vedere! Claude! Claude! E morto! Mi dispiace, Valli. Non c'è posto per lei nella mia scuderia. Forse un'altra. Ma sarà un po' difficile. No. È inutile, Valli. Non assumo un pilota cacciato da un'altra scuderia. E poi Donovan è un mio amico. Non gli farei mai un torto del genere. L'ho scritto anche nel mio ultimo servizio. Sam, portami un 69. È stata una corsa straordinaria quella di Valli nel Gran Premio degli Stati Uniti. Ha la mano di velluto quel ragazzo. E anche quando spinge a fondo, non è che ci guadagni molto. Il suo forte, il suo elemento, è la morbidezza. Ah, tu sei il solito poeta, Bruce. Per me Valli ha solo un grande coraggio. Anzi, è un pazzo incosciente. Io la penso così. Avete visto Watkins Glen come abbordava le curve, sfiorava le gomme degli altri pur di passare. Ah, per me Valli è un gran pilota. Può darsi, per me è un tipo che è meglio tenere la larga. Avete visto quello che è successo ad Alvi? Mi hanno detto che si è venduta la corsa, e quella sbandata. Lui ha fatto credere che fosse una macchia d'olio, ma per me... Bianco, carogna! Ma cosa fate? Permettetela! La colazione, signor Schenker. Ah. Dì a Mulligan che venga subito qua. Sì, signore. Il servizio cronometraggio comunica i tempi dopo un'ora della prima giornata di prove per il Gran Premio d'Italia a Monza. Grand Hill, 1.25.4. Stark, 1.25.6, Baghetti 1.25.7, Stafford 1.26.1. Ultimo Klaus su Schenkel 1.34.3. Controllate le gomme.
Temperatura esterna 52,3, interna 48. Aggancia il musetto. Sì, certo, il pubblico viene alle corse soprattutto per emozionarsi, per vedere gli incidenti. Questo è vero. Noi però sì, di queste emozioni sì, cerchiamo di dargliene il meno possibile. Che diavolo ci fai? Corro, non te l'hanno ancora detto. Sì, ma credevo in Formula 3. È di buon umore, Stark. Soprattutto da quando Valli non corre più alla Clipper. Le prove della prima giornata sono terminate. No, non sono soddisfatto. Tra l'altro, nei primi giri ho sentito troppa deriva. In che punto? Qui, alle curve di Lesmo, ma neanche alla parabolica. Senti, che ne diresti se aprissi un po' la convergenza? Beh, forse sì. Il fatto è che a Monza è difficile trovare un buon equilibrio. Valli, c'è un signore che le vuole parlare. Mi lasci in pace, non mi interessa. Credo che la interesserà, invece. Dammi una chiave a stella da 12. Vieni, vieni avanti, Valli. Ecco, tieni. Abbassa un po' gli spoiler. Non ti sta andando molto bene in questi ultimi tempi, vero? E mi ha fatto venire qui per dirmi questo? Ti andrebbe a ricorrere a Monza? Con le sue macchine. E perché no? Non è il momento di scherzare, Schenker. Se torno a correre, voglio una macchina che mi faccia vincere. Ma proprio per questo ti ho chiamato. Vieni. Guarda. Ecco qua. Sono 3 anni che stiamo lavorando a questa macchina. 4 ruote motrici, 12.000 giri. 480 cavalli, 360 chilometri all'ora. È una bomba! Ma siamo sicuri che non esploda, eh? Certo, è come una tigre che deve essere tenuta per la coda. Ci vuole una mano morbida per sfruttare al massimo tutta la sua potenza. Vero, Brian? Esatto. C'è una spinta di 120 cavalli su ogni ruota. Bisogna saperla sfruttare al momento giusto. Dovrebbe avere un'accelerazione bestiale. Infatti, all'uscita di una curva, per esempio, puoi guadagnare teoricamente anche 20 metri sugli altri. Teoricamente, ma in realtà anche altre case hanno costruito vetture a 4 ruote motrici, ma è stato un disastro. D'accordo, noi però abbiamo applicato qualche innovazione tecnica. Nell'accelerazione, per esempio, abbiamo un aumento di velocità di circa 1 metro al secondo. L'accelerazione massima passa da 6 metri al secondo al quadrato a più di 7. In altre parole, uno sfruttamento di circa il 13% in più di potenza. E tu dici che in qualunque momento posso dare tutto gas in un colpo solo? Certo. Sai meglio di me che su una vettura a 2 ruote motrici devi dosare il piede accelerando con progressività fino al limite del pattinamento delle 2 ruote. Questo provoca un ritardo nell'accelerazione e quindi una diminuzione nei tempi di ripresa. È una macchina pericolosa. È facile che sfugga di mano. I momenti critici sono nelle fasi di sottosterzo. Gli spiegherai meglio dopo, Brian. Oh, ora ascolta, Valli. Questa vettura l'ho iscritta a Monza. Per la verità non avevo intenzione di farla debuttare quest'anno. E allora? Ho cambiato idea. Per guidare una macchina come questa avevo solo bisogno di un pilota di fegato che avesse più coraggio degli altri. Un pilota come te. Te la sentiresti di guidarla? Hai già cambiato le guarnizioni ai freni? Sta tranquillo, è tutto a posto. Bill, tieni pronto il carburante. Metti a posto le gomme posteriori. Mi raccomando, tieni sempre d'occhio la temperatura dell'acqua.
Il camber negativo, aumentalo di mezzo grado. Joe, sbrigati. Come già abbiamo comunicato, in questa seconda giornata di prove sta per entrare in pista Valli sulla nuova Schenkel. Questo Gran Premio d'Italia si fa sempre più appassionante. Valli ritorna clamorosamente alle corse. Vedremo ora quali saranno i suoi tempi sul giro. Intanto anche Stark si appresta a entrare in pista e siamo certi che questi due piloti, divisi da una accesa rivalità, daranno vita a un'emozionante lotta. Ah, per me è vero, Monte è un circuito che sembra fatto. Controlla l'aggancio del musetto. E ricordati di non staccare troppo brusco la frizione. Stark, c'è dell'olio in pista. Fa attenzione. Dammi retta, Giacomo. Mi raccomando, prendila con molta calma, soprattutto i primi giri. Poi ci darai dentro come ti pare, capito? Sta per entrare in pista Stark e anche Valli è pronto a iniziare i suoi giri di prova. Attento Giacomo, almeno per i primi giri! Stark sta abbordando in questo momento la curva di Lesmo lanciandosi a tutta velocità verso la discesa del sottopassaggio, seguito a breve distanza da Valli che spinge a fondo. Staccandolo nettamente. Valli continua a guadagnare terreno e si presenta sul rettilineo delle tribune lanciando la sua vettura a oltre 300 km all'ora. Stark, che non ha ancora chiesto tutto alla sua macchina, spinge a sua volta a fondo e si avvicina a Valli. Prima di Lesmo, Stark, con un'audace manovra, supera Valli all'interno e cerca di staccarlo. Ma Valli è pronto a rispondere, si porta nella sua scia. È una lotta entusiasmante quella di questi due grandi campioni. Ancora punta. Va bene, la portiamo in officina, qui non posso farci altro. Sono così terminate le prove per il Gran Premio d'Italia a Monza. Vi comunichiamo i primi tempi pervenutici. Graham Hill, 1.24.6. Stark, 1.24.7. Baghetti, 1.24.9. Valli, 1.32.3. 1.32.3. In 10 giri l'avrò doppiato. La tua quattro ruote motrici pare che non vada molto bene, Schenk. Ma è la macchina o il pilota che non funziona? Poi tutti confermeremo i risultati definitivi e l'ordine di partenza.
qualcosa che non va nella distribuzione, dovrò smontare tutto. È già mezzanotte. Quanto ci metti, Brian? Beh, 3 o 4 ore, non lo so. Intanto tu puoi andare a riposarti, se vuoi. Preferisco stare qui. Ti darò una mano. A nome dell'Associazione Internazionale Costruttori, consegno a Ken Stark la coppa per il miglior pilota dell'anno. Grazie. Qualcuno di voi prima mi ha chiesto se c'è un momento in cui io ho paura. Ebbene c'è. È quando sono costretto a parlare in pubblico. Solamente una cosa mi mette ancora più a disagio. Arrivare secondo. Ringrazio tutti e mi auguro di continuare a fare per l'automobilismo quello che l'automobilismo ha fatto per me. Voi sapete che sono un uomo di poche parole e a questo punto credo di aver detto tutto. Grazie. Complimenti, Ken. Ken, vorrei parlarti. Non abbiamo più niente da dirci, noi. Ti prego, devo spiegarti. Hai già fatto la tua scelta, Gladys. Ormai è troppo tardi. Spero soltanto che un giorno tu non debba pentirti. Non devi trattarmi così, Ken. Io ti amo. Non puoi dimenticare tutto quello che c'è stato fra noi. Tu hai dimenticato, Gladys. Io no. Ah, complimenti, Stark. A proposito, sta attento domani a Valli. Con la mia macchina potrebbe darti del filo da torcere. È meglio che stia attento a Valli e che non cerchi di ostacolarmi. Ancora pochi minuti e poi prenderei via questo Gran Premio d'Italia che mai come quest'anno si è preannunciato così interessante. Alla lotta Stark e Hill per la conquista del titolo mondiale si è aggiunto un formidabile motivo di interesse. Valli è tornato alle corse pilotando una Schenkel a 4 ruote motrici di cui si ignorano ancora le effettive possibilità. Mancano 5 minuti alla partenza. Restano solo i meccanici. Valli e Stark si daranno battaglia fin dai primi giri. C'è della ruggine fra questi due piloti dopo quanto è successo nei precedenti circuiti. 4 minuti. Se è necessario tira anche 500 giri in più. Fuori anche i meccanici. Alla partenza cerca di buttarti sulla destra e attaccarti a Stark, capito? Motori. Trovo cattive, disumane. Quando mio marito corre sono 2 ore di sofferenza, di angoscia, di terrore. Giacomo potrebbe vivere qui tranquillo, felice. Cosa gli manca nella vita? Ha tutto. Perché continua a vivere nel rischio, nel pericolo? Cos'è che lo spinge a farlo? Entusiasmante. Eccoli già alla curva della Roggia. In testa è Stark, seguito da Hill, McCollin, Spaghetti, Redman, Stafford e via via tutti gli altri. Nelle ultime posizioni Valli sta cercando di rimontare. Le macchine imboccano ora la prima di Lesmo e Hill balza avanti prendendo il comando della gara.
al sottopassaggio, sempre Hill in testa e Stark in seconda posizione. Appena superata la curva Ascari, Stark balza di nuovo al comando e le macchine affrontano tutte raggruppate, ruota a ruota, la curva parabolica. Hill però di nuovo in testa e guida il gruppo che comincia a sgranarsi per il ritmo infernale imposto alla gara. Valli intanto sta rimontando posizioni su posizioni e si è ormai agganciato al gruppo dei primi. Eccoli sul rettilineo, passano nell'ordine Hill, Stark, Paghetti, Valli, che si è già portato in quarta posizione. Valli sta spingendo a fondo. Alla parabolica Valli è in seconda posizione e tallona da vicino il suo ex compagno di scuderia Stark. La macchina numero 26 è avvolta da una nuvola di fumo. Williams infatti è costretto a fermarsi ai box, subito circondato dai meccanici. C'è olio in pista alla curva parabolica. Speriamo che non succeda niente. Valli è balzato in testa, passa prima la parabolica, subito dietro di lui è Stark che non cede, tenta di passare. Valli e Stark si presentano ruota a ruota sul rettilineo. Stark spinge a fondo, passa, Stark è in testa, seguito da Valli, Hill, Paghetti, McCollins e Stafford. La macchina di Valli però sta cedendo visibilmente, c'è qualcosa che non va nella sua quattro ruote motrici. Hill intanto si porta avanti, Hill è grande in questa rimonta. Supera Valli, supera Stark. Graham Hill a condurre questo spettacolare Gran Premio d'Italia. D'Italia solo per conquistare il campionato del mondo. Vuole battere Valli, vuole dimostrare a tutti di essere il più forte. Ma Valli non si dà per vinto e Hill è sempre lì, pronto a dare la sua zampata da leone. Le macchine corrono una attaccata all'altra, ruota contro ruota a 340 km all'ora. Ultimo giro, le macchine entrano alla parabolica, in testa Stark, seguito da Valli, Hill e Paghetti. Valli gioca il tutto per tutto, ma Stark lo stringe in curva. Valli ha vinto! Secondo Hill, terzo Paghetti. Ho vinto, guarda... ho vinto! Yes! Donovan! Donovan! Incidente alla macchina numero 20 di Stark, uscita di pista proprio all'ultimo giro. La folla entusiasta circonda intanto la macchina di Valli che si sta portando verso il podio della premiazione. È ancora vivo. Attenti, alziamolo piano. Così, sulla barella. Su. Alza. Avanti, così. Prego, indietro, indietro per favore. Chi ha vinto? Valli. Non lo volevo buttare fuori pista, ma ora tutti diranno che ci ho provato. Io dovevo solo superare Hill a tutti i costi. Volevo vincere. Vincere. Ce l'abbiamo fatta, eh?
ti avevo detto! Io avevo... È successo a Stark? Oh, è tutto scrocchiato, ma se la caverà. Ora dobbiamo pensare ai prossimi circuiti. Faremo grandi cose insieme. E tu, Valli, un giorno diventerai campione del mondo. Graham Hill
ha vinto questo emozionante Gran Premio di Monte Carlo di Formula 1, precedendo nell'ordine Ken Stark su Clipper e Giancarlo Baghetti su Lion. Con la sua magnifica vittoria ottenuta su questo difficile e spettacolare circuito, Graham Hill si porta in testa alla classifica del campionato del mondo con 2 punti di vantaggio su Ken Stark. Ecco il grande campione che si appresta a compiere il giro d'onore fra 2 ali di folla esultante. La Canadian Pacific annuncia l'imminente partenza del volo 402 per Montreal. È stata veramente una fortuna, cari radioascoltatori, aver potuto avvicinare oggi questi grandi campioni di Formula 1. Tutta la scuderia Clipper al completo. Mi tolga una curiosità, durante le corse lei non ha neanche un attimo di paura, Stark? Se avessi paura non correrei, le pare? Lei corre da 12 anni in Formula 1, è stato 3 volte campione del mondo, è uscito dai più paurosi incidenti. Perché continua a correre? Perché non so fare altro. Cari amici, abbiamo veramente avuto la fortuna oggi di prendere al volo, se così si può dire, i 3 grandi piloti della scuderia Clipper. Avete già ascoltato Stack. Ora una domanda a Connor. Come mai è arrivato ultimo a Monte Carlo? Semplicissimo, perché tutti gli altri sono arrivati prima di me. Sempre simpatico il nostro Connor. Ed ora, cari amici, ecco accanto a noi la seconda guida della Clipper. Claude Pélissier insieme alla sua giovane e bella moglie. Pélissier, è vero che lei si è fatto stampare sulla tuta la sigla del suo gruppo sanguigno? Sì, non si sa mai. Prego, scusate un attimo, ha ancora qualche domanda. Pardon. Signora Pélissier, dicono che suo marito sia molto superstizioso. È per questo che la vuole sempre con lui ai box quando corre. Non so se è per superstizione. Mi vuole sempre nei box, ma è capace di passarmi vicino 100 volte senza neppure guardarmi. Io lo conosco. So che quando capita così vuol dire che è preoccupato e sta cercando la concentrazione necessaria per affrontare la gara. E i bambini? Li porta sempre con lei? Oh sì, sempre. Preferisco averli vicino. Arrivederci e in bocca al lupo, signora. Cari amici, avete ascoltato le voci di 3 grandi piloti di Formula 1. Poche ore fa correvano a Monte Carlo e ora eccoli qua alle 4 del mattino in partenza per il Canada, dove domenica prossima correranno al Mosport Park. Sono 3 dinamici eroi della vita moderna. Anche voi potrete diventarlo se ritemprerete le vostre forze con marmellata Hexpon. Mmm, che buona! Mancano 15 minuti alla conclusione della seconda giornata di prove del Gran Premio del Canada. Il tempo migliore fatto registrare finora è quello del campione della Clipper, Ken Stark, con 1.19.3 alla media di 180-212. Secondo miglior tempo, Graham Hill in 1.19.5. Ecco Connor che rientra ai box. Comunicheremo fra poco se è riuscito a migliorare il suo tempo che finora è stato mediocre. Graham Hill si appresta intanto a rientrare in pista nel tentativo di strappare a Stark il primato sul giro che gli consentirebbe una migliore posizione di partenza. Ma Stark accetta la sfida ed eccolo pronto a tornare anche egli in pista. Istanti saremo in grado di comunicarvi i tempi ufficiali. Attenzione, attenzione! Miglior tempo assoluto, Graham Hill, 1.19.2, media 180-406. Secondo, Ken Stark su Clipper, 1.19.3, alla media di 180-212. Questi 2 piloti partiranno in prima fila. Terzo miglior tempo, Mac Collins, 1.19.5. Quarto Baghetti, 1.19.8. Quinto Redley, 1.20.4. Sesto Moore, 1.20.7. Settimo Ludwig, 1.21.2. Ottavo Pélissier, 1.21.4. Nono Stafford, 1.22.6. Decimo Connor su Clipper, 1.22.8.
Klaus su Schenkel è ultimo in 1.28.7. Alla media di 171.800, partenza in ultima fila. Fred, inclina di 2 gradi di Freud. Controlla l'olio dei freni. Senti, McGregor. Sì? È troppo lunga la corsa del pedale del freno. Ci deve essere del vapor lock nelle tubazioni. Avevo capito che qualcosa non andava. Difatti ti ho visto arrivare lungo alla curva delle tribune. Non ti preoccupare, la metto a posto in 10 minuti. Bene. Jim, Cruz, è arrivato Donovan. Ha detto che stasera ci aspetta tutti all'esplanade. Mi sembra di buon umore stare. Sarà arrivata anche Gladys. 1, 2, 3 times, 1, 2, 3, 4 times. That's the way to have actions with you, to fall in love with you. That's the way, the only way to embrace you. Salve. Ciao, Connor. Non mi dirai che corri anche tu, non ti ho nemmeno visto alle prove. Per forza, vado troppo forte per te. Hola, Baghetti. Come va, Schenkel? Bene, bene, non mi lamento. Sono riuscito a qualificare Klaus sulla mia macchina. In che fila parte? Ultima. Beh, è già un bel successo, eh? Frankie, sai che non puoi bere, caro. Pensa alla tua ulcera. Tu hai sempre il potere di ricordarmi le cose sgradevoli. Ma io lo dico solo per il tuo bene. Ciao, Gladys. Signor Donovan. Come va, Sam? Fammi ballare, Ken, mi sto annoiando. Parlerete dopo d'affari. Siediti. Prego, signor Donovan. Come mai hai fatto dei tempi così brutti? È la macchina che non va bene. O sei tu? Credevo non arrivassi più. Siamo passati da New York. Frank ha degli amici laggiù. Voleva mostrare loro che bella moglie si è comprato. Sono stufo di questa situazione. Prima o poi dovremo decidere qualcosa, Gladys. E perché? Non stiamo bene così noi due. Non mi è mai piaciuto Mosport Park. Brutto circuito. Ha delle curve irregolari, pericolose. Comunque qui noi domani dobbiamo vincere. Inutile ti ricordi la classifica del campionato del mondo. Hai 2 punti meno di Graham Hill. Se Hill vince, il distacco tra te e lui diventerà incolmabile. Non ti preoccupare, non vincerà. Al Mosport Park è difficile superare. Pelissier e Connor terranno indietro gli altri. Io penserò a Hill. Da un po' di tempo non mi piace Pelissier. Che gli è successo? Che sappia io, niente. Già. Tu ti intendi solo di motori, Stark. Di macchine. Non riesci a vedere altro. 2 minuti alla partenza. Tutto in ordine. Ok. 1 minuto alla partenza. Motori! Nord è in testa Graham Hill, tallonato da Stark, McCollins, Baghetti e Pelissier. Nel rettilineo del parco posizioni mutate. Sempre in testa Graham Hill nella cui scia è Stark. Eccoli alla curva della discesa. Stark cerca di superare Hill ma non vi riesce. Tenta di passare all'esterno. Michael Stark con una manovra spericolata che supera Hill all'interno entrando lungo in curva. Dietro a Hill, Stark e Baghetti si è formato un gruppetto di inseguitori. Connor è in testa a questo gruppo e cerca di non farsi superare. Forse è un gioco di scuderia della Clipper. Pelissier, 1.19.4.
già perduto un giro. 1, 24 e 3. Evidentemente la macchina di Schenkel trova difficoltà nel tenere il ritmo infernale imposto dagli altri. La macchina di Rogers è avvolta da una densa nube di fumo. Si porta ai box. Connor intanto continua nella sua pericolosa corsa, cercando di non farsi superare e di tenere a bada il gruppo degli inseguitori. Le ruote si sfiorano paurosamente. All'inizio del rettilineo delle tribune, Stark si porta in testa tallonato da Hill. La corsa si fa sempre più emozionante. E Klaus su Schenkel, la cui macchina non riesce a tenere il passo delle altre. Qui mi sa che piove. Sarebbe il colmo. Un diluvio infernale si è improvvisamente abbattuto sulla pista, rendendo ancora più drammatico questo emozionante Gran Premio di Albi. I piloti corrono a velocità pazzesca in un turbine d'acqua che impedisce loro di vedere persino la macchina che li precede. L'audacia di questi uomini è veramente eccezionale. Fantastica rimonta di Valli, che ha già superato Redman e Mac Collins e sta avvicinandosi a Baghetti. È incredibile il coraggio di Valli, che sta spingendo a fondo in queste drammatiche condizioni atmosferiche. Intanto Pelissier, che ha perso il giro, si è portato alle spalle del gruppo degli inseguitori e cerca di fare in modo che nessuno riesca a superarlo. La pioggia continua a cadere implacabile, mettendo a dura prova l'abilità e il sangue freddo dei piloti. Le macchine faticano a tenere la strada sull'asfalto viscido. Intanto Valli continua a guadagnare posizioni e si è portato ormai a ridosso dei primi. Se l'è cavata, vedrai. Speriamo non sia successo niente. Siamo ormai giunti alle ultime fasi di questa emozionante gara. Il tempo si sta finalmente rimettendo al bello. In testa alla corsa è sempre Valli. Ultimo giro. Hill si fa sotto. Tenta di superare Valli. I due lottano ruota contro ruota. Valli resiste, passa ancora avanti, mentre anche Stark spinge a fondo, inserendosi nella lotta e portandosi a fianco di Hill.
La lotta fra i tre è più che mai entusiasmante. Sono tre grandi campioni che si battono allo spasimo per la vittoria. Ma ecco Valli che gioca il tutto per tutto e con un pizzo bruciante passa all'interno e si porta in testa la corsa. Stark si pone subito sulla sua scia, ma ecco Valli che sbatta. Stark è costretto a frenare, Hill ne approfitta, balza avanti, supera tutti e Fritz. Hill ha vinto, mentre Stark e Valli tagliano il traguardo distanziati. Qua gli ordini li do io. Tu non dovevi superarmi. Se il mi ha battuto è perché tu hai sbandato proprio davanti a me. Ho sbandato perché mi sono trovato all'improvviso su una macchia d'olio. Per un miracolo sono riuscito a restare in pista. Se tu non avessi voluto strafare, mio caro, la corsa l'avrei vinta io. Questo è da dimostrare. Calma, calma. Nelle corse può succedere di tutto. E poi Valli non aveva certo intenzione di danneggiare. Tu hai stoffa, Valli. Li vedo subito io i piloti che valgono. Puoi diventare un grande campione. A patto però che tu non abbia fretta. Bravo, Hill! Hill, sei magnifico! Bravo, Hill! Bravissimo, Hill! Un giorno, McGregor, ci sarò io là. Domenica, sul circuito di Watkins Glen, si svolgerà la penultima prova del campionato del mondo di Formula 1. Dopo il circuito di Albi, la classifica è la seguente. Hill è ripassato di nuovo in testa con 38 punti, seguito da Stark con 36. I due si batteranno in una lotta serrata per la conquista del primo posto sul filo dei 350 all'ora. Brum, brum, brum. Brum, brum. E sai perché mi sono salvato? Non mi ero allacciato le cinture di sicurezza. Così quando ho urtato il guardrail, sono schizzato fuori subito e sono andato a finire nel prato. Altrimenti sarei rimasto dentro la macchina e mi sarei fracassato come Connor, o anche peggio. Beh, l'importante è che tu te la sia cavata, Claude. Il guaio è, Giacomo, che questa volta ho avuto paura. Ah, domenica quando avrai il casco in testa e sarai di nuovo in macchina non ci penserei più. Può darsi. Ci vediamo più tardi, eh? Mm-hmm. Lascia perdere tutto, Claude. Vattene finché sei in tempo. La solita fortuna. Che bel colpo! Vai! Stai migliorando, Jeanette. Stavolta ne hai buttate giù due. Signor Valli al telefono, grazie. Sì? Sono Gladys. Ha qualche impegno importante per stasera? No. Niente di particolare. Perché? Bene. Vogliamo vederci fra un'ora. Lei non mi sembra davvero un tipo che soffre di solitudine, Valli. Crede? Da quando è alla Clipper, l'ho già visto con 7 ragazze. Ah, le ha contate? Mm-hmm. Mi ha deluso, però. Nessuna di loro era un tipo di classe. Non mi ha ancora detto perché stasera ha voluto vedermi. Semplice, mio marito è partito questa mattina. Io mi sentivo sola e avevo bisogno di compagnia. Doveva scegliere Stark. Perché dice questo? Beh, il capoguida della Clipper è lui. E poi li vedo sempre insieme. Non mi conosce ancora bene, Valli. Io non sono molto costante. E mi attirano le situazioni nuove. Sono così eccitante. Thank you.
Sì? Sono Pelissier. Cosa vuoi? Ecco, non me la sento di correre domani. Che dici? Ho deciso di finirla con le corse, Stark. Ho paura. Non riesco più a dominarmi. Dove sei? Non ce la faccio più, credimi. Da quando ho avuto quell'incidente ad Albi, io ho paura. Tutti abbiamo avuto degli incidenti, tutti abbiamo avuto paura. Eppure siamo ancora qui, a correre. Non dimenticare che hai dei doveri, degli impegni precisi. Verso la Clipper e soprattutto verso di me. Io ho creduto in te, ti ho aiutato, ti ho portato avanti. Devo vincere. Non puoi andartene, Claude. Tu devi darmi una mano. Come hai sempre fatto. La paura va guardata in faccia. Devi cercare di affrontarla. Devi vincerla. Altrimenti ti distrugge. Ti prego, credimi, Ken. È più forte di me. Ascoltami bene, Claude. Alla fine della stagione farai quello che vorrai. Adesso no. E poi ricorda che questo mestiere te lo sei scelto tu. È così che hai dato alla tua famiglia, ai tuoi bambini, quella tranquillità e quel benessere che non hai mai avuto in vita tua. Va bene. Va bene. Per questa volta correrò ancora. Partiti. Grant Hill è subito in testa, seguito da Stark, Baghetti, McCollins, Pelissier e gli altri. Tutti i più grandi campioni di Formula 1 sono presenti in questo eccezionale Gran Premio degli Stati Uniti. Mai qui a Watkins Glen si è vista una folla così imponente di appassionati. Grant Hill e Ken Stark stanno già battendosi allo spasimo. Dietro di loro, a soli due secondi, è Giacomo Valli, che ha preso il posto dello sfortunato Jim Connor nella Clipper. La folla segue con attenzione la corsa di questo giovane pilota che sembra già perfettamente a suo agio in gare massacranti come questa. Colpo di scena alla curva dei box. Baghetti è balzato in testa, seguito da Stark e da Hill, mentre Valli sta perdendo terreno. Ti ha portato fantastico! Te. Il record sul giro è crollato. Baghetti, con 2.18.3, ha letteralmente polverizzato il tempo fatto registrare da Stark durante le prove di ieri. La media è di 242.320. Alla curva nord, Valli con un'audace manovra è riuscito a superare Redman, portandosi così di nuovo nel gruppo dei primi. Mentre vediamo anche Pelissier farsi avanti con degli spericolati sorpassi. Pelissier supera ancora. Le ruote si sfiorano. Pelissier al quarto posto. Ma ecco, la macchina di Stafford sbanda. Pelissier cerca di evitarlo. Terribile incidente. La macchina si incendia. A quanto possiamo vedere, Pelissier è rimasto imprigionato nella macchina avvolta dalle fiamme. Pelissier si è trovato improvvisamente di fronte alla macchina di Stafford che aveva sbandato e per evitarlo è uscito di pista fracassato. Pelissier. Sì, avevo deciso di piantarla con le corse una volta per tutte. Ma Stark è riuscito a convincermi. Forse ha ragione. Che altro potrei fare nella vita? Stark, carogna, tu hai costretto Pelissier a correre. Tu per la tua ambizione, perché vuoi vincere il campionato del mondo. Ma non lo vincerai. Ti batterò, Stark. Ti batterò a tutti i costi. Formidabile rimonta di Valli che supera McCollins. Si porta avanti. Attacca Miller, Baghetti. Li affianca. Li supera. Valli sta portandosi sotto. Davanti a lui ci sono ormai soltanto Hill e Stark. Li supera di slancio. È in testa. È primo. Secondo Stark, terzo Hill. Così si è concluso questo emozionante Gran Premio degli Stati Uniti. Con un clamoroso e incredibile colpo di scena, Valli ha battuto inaspettatamente su questo circuito il suo compagno di scuderia Ken Stark, togliendogli la possibilità di vincere già da ora il campionato del mondo di Formula 1. Un momento, Valli. Prima di tutto complimenti per la vittoria. È la prima volta che lei vince una gara di Formula 1, vero? E poi ci dica, com'è successo l'incidente a Pelissier? Lei ha visto qualcosa? Indietro, via tutti, fuori! È la tua ultima corsa, Valli. Sei una carogna, Stark. Ti distruggerò. Come hai distrutto Pelissier, vero? Fermi, per favore. Fuori tutti, sgombrare, sgombrare. Signori, non sono cose che vi riguardano. Per favore. Ma cosa fate? Siete impazziti? Lascialo. Fermi. Chiudi la saraginesca, Jack. È vergognoso quello che è successo.
Tu, Valli, hai chiuso con la Clipper. Prendi la tua roba e vattene. Non è finita qui, Stark. Ci incontreremo ancora. Valli, per favore, una dichiarazione. Indietro, per favore, silenzio. Un momento, Valli. E di un po', Valli, cosa si prova a correre? Un'impressione fantastica. La macchina di Formula 1 non è come le altre. È una cosa vera, viva. E il pericolo? A quello non ci si pensa. Ecco, Valli, sì, come sta? Ci dica. Credevo di vedere un amico, ho visto un cadavere. È vero che lei non correrà più per la Clipper? Lasciatemi in pace, non ho niente da dire. E ora che non sei più alla Clipper, che cosa hai deciso di fare? Non so ancora. E tu? Cosa intendi dire? Vieni via con me, Gladys. No, non posso, Giacomo. Tu non sai com'era la mia vita prima che incontrassi Frank. E adesso non mi sento di lasciarlo. Tu sei simpatico e sto bene con te. Ma quanto potrebbe durare tra noi? Credimi, è meglio così. Felizia è morto! Telefono subito al giornale! Vero. Sì, telefono subito! Non vedo ancora! Lasciatemi! Voglio vedere! Claude! Claude! Mi dispiace, Valli. Non c'è posto per lei nella mia scuderia. Forse un'altra. Ma sarà un po' difficile. No. È inutile, Valli. Non assumo un pilota cacciato da un'altra scuderia. E poi Donovan è un mio amico. Non gli farei mai un torto del genere. L'ho scritto anche nel mio ultimo servizio. Sam! Portami un 69. È stata una corsa straordinaria quella di Valli nel Gran Premio degli Stati Uniti. Ha la mano di velluto quel ragazzo. E anche quando spinge a fondo, non è che ci guadagni molto. Il suo forte, il suo elemento, è la morbidezza. Ah, tu sei il solito poeta, Bruce. Per me Valli ha solo un grande coraggio. Anzi, è un pazzo incosciente. Io la penso così. Avete visto Watkins Glen come abbordava le curve, sfiorava le gomme degli altri pur di passare. Ah, per me Valli è un gran pilota. Può darsi. Per me è un tipo che è meglio tenere la larga. Avete visto quello che è successo ad Alvi? Mi hanno detto che si è venduta la corsa e quella sbandata. Lui ha fatto credere che fosse una macchia d'olio, ma per me... Bianco, carogna! Ma cosa fate? Fermi, smettetela! La colazione, signor Schenker. Ah. Di a Mulligan che venga subito qua. Sì, signore. Il servizio cronometraggio comunica i tempi dopo un'ora della prima giornata di prove per il Gran Premio d'Italia a Monza. Grand Hill, 1.25.4. Stark, 1.25.6, Baghetti 1.25.7, Stafford 1.26.1. Ultimo Klaus su Schenkel 1.34.3. Controllate le gomme. Sì, per forza, perché magari...
Temperatura esterna 52,3, interna 48. Aggancia il musetto. Sì, certo, il pubblico viene alle corse soprattutto per emozionarsi, per vedere gli incidenti. Questo è vero. Noi però di queste emozioni cerchiamo di dargliene il meno possibile. Che diavolo ci fai? Corro, non te l'hanno ancora detto. Sì, ma credevo in Formula 3. È di buon umore, Stark. Soprattutto da quando Wally non corre più alla Clipper. Le prove della prima giornata sono terminate. No, non sono soddisfatto. Tra l'altro, nei primi giri ho sentito troppa deriva. A che punto? Qui, alle curve di Lesmo, ma neanche alla parabolica. Senti, crederesti se aprissi un po' la convergenza? Beh, forse sì. Il fatto è che a Monza è difficile trovare un buon. Valli, c'è un signore che le vuole parlare. Mi lasci in pace, non mi interessa. Credo che la interesserà, invece. Dammi una chiave a stella da 12. Vieni, vieni avanti, Valli. Ecco, tieni. Abbassa un po' gli spoiler. Non ti sta andando molto bene in questi ultimi tempi, vero? E mi ha fatto venire qui per dirmi questo? Ti andrebbe a ricorrere a Monza? Con le sue macchine. E perché no? Non è il momento di scherzare, Schenker. Se torno a correre, voglio una macchina che mi faccia vincere. Ma proprio per questo ti ho chiamato. Vieni. Guarda. Ecco qua. Sono 3 anni che stiamo lavorando a questa macchina. 4 ruote motrici. 12.000 giri. 480 cavalli, 360 chilometri all'ora. È una bomba. Ma siamo sicuri che non esploda? Certo, è come una tigre che deve essere tenuta per la coda. Ci vuole una mano morbida per sfruttare al massimo tutta la sua potenza. Vero, Brian? Esatto. C'è una spinta di 120 cavalli su ogni ruota. Bisogna saperla sfruttare al momento giusto. Dovrebbe avere un'accelerazione bestiale. Infatti, all'uscita di una curva, per esempio, puoi guadagnare teoricamente anche 20 metri sugli altri. Teoricamente, ma in realtà anche altre case hanno costruito vetture a 4 ruote motrici, ma è stato un disastro. D'accordo, noi però abbiamo applicato qualche innovazione tecnica. Nell'accelerazione, per esempio, abbiamo un aumento di velocità di circa 1 metro al secondo. L'accelerazione massima passa da 6 metri al secondo al quadrato a più di 7. In altre parole, è uno sfruttamento di circa il 13% in più di potenza. E tu dici che in qualunque momento posso dare tutto gas in un colpo solo? Certo. Sai meglio di me che su una vettura a 2 ruote motrici devi dosare il piede accelerando con progressività fino al limite del pattinamento delle 2 ruote. Questo provoca un ritardo nell'accelerazione e quindi una diminuzione nei tempi di ripresa. È una macchina pericolosa. È facile che sfugga di mano. I momenti critici sono nelle fasi di sottosterzo. Gli spiegherai meglio dopo, Brian. Oh. Ora ascolta, Valli. Questa vettura l'ho iscritta a Monza. Per la verità non avevo intenzione di farla debuttare quest'anno. E allora? Ho cambiato idea. Per guidare una macchina come questa, avevo solo bisogno di un pilota di fegato che avesse più coraggio degli altri. Un pilota come te. Te la sentiresti di guidarla? Hai già cambiato le guarnizioni ai freni? Sta tranquillo, è tutto a posto. Bill, tieni pronto il carburante. Metti a posto le gomme posteriori. Mi raccomando, tieni sempre d'occhio la temperatura dell'acqua.
Il camber negativo. Aumentalo di mezzo grado. Su, sbrigati. Come già abbiamo comunicato, in questa seconda giornata di prove sta per entrare in pista Valli sulla nuova Schenkel. Questo Gran Premio d'Italia si fa sempre più appassionante. Valli ritorna clamorosamente alle corse. Vedremo ora quali saranno i suoi tempi sul giro. Intanto anche Stark si appresta a entrare in pista e siamo certi che questi due piloti, divisi da una accesa rivalità, daranno vita a un'emozionante lotta. Ah, per me, è vero, Monza è un circuito che sembra stato... Controlla la cancia del musetto. E ricordati di non staccare troppo brusco la frizione. Stark, c'è dell'olio in pista. Fa attenzione. Dammi retta, Giacomo. Mi raccomando, prendila con molta calma, soprattutto i primi giri. Poi ci darai dentro come ti pare, capito? Sta per entrare in pista Stark e anche Valli è pronto a iniziare i suoi giri di prova. Attento Giacomo, almeno per i primi giri! Stark sta abbordando in questo momento la curva di Lesmo lanciandosi a tutta velocità verso la discesa del sottopassaggio, seguito a breve distanza da Valli che spinge a fondo. Staccandolo nettamente. Valli continua a guadagnare terreno e si presenta sul rettilineo delle tribune lanciando la sua vettura a oltre 300 km all'ora. Stark, che non ha ancora chiesto tutto alla sua macchina, spinge a sua volta a fondo e si avvicina a Valli. Prima di Lesmo, Stark, con un'audace manovra, supera Valli all'interno e cerca di staccarlo. Ma Valli è pronto a rispondere, si porta nella sua scia. È una lotta entusiasmante quella di questi due grandi campioni. La portiamo in officina, qui non posso farci altro. Sono così terminate le prove per il Gran Premio d'Italia a Monza. Vi comunichiamo i primi tempi pervenutici. Graham Hill, 1.24.6. Stark, 1.24.7. Baghetti, 1.24.9. Valli, 1.32.3. 1.32.3. In 10 giri l'avrò doppiato. La tua a quattro ruote motrici pare che non vada molto bene, Schenk. Ma è la macchina o il pilota che non funziona? Di
di partenza. C'è qualcosa che non va nella distribuzione, dovrò smontare tutto. È già mezzanotte. Quanto ci metti, Brian? Beh, 3 o 4 ore, non lo so. Intanto tu puoi andare a riposarti, se vuoi. Preferisco stare qui. Ti darò una mano. A nome dell'Associazione Internazionale Costruttori, consegno a Ken Stark la coppa per il miglior pilota dell'anno. Grazie. Ecco, Valli. Sia ben chiaro che non devi forzare per nessun motivo. Qual è il record sul giro? 1:24:06. E per di più è mio. Non pensare di far meglio, Valli. Capito? Potresti fracassare la macchina. Non preoccuparti, Stark. Ci tengo alla mia pelle. Bravo. E io tengo altrettanto alla macchina. Se non lo sai, vale più di 100 milioni. E se fosse stato per me, non te l'avrei data. Prenderò io i tempi. Non c'è bisogno, grazie. Lisa? Sì? Cronometra tu i miei passaggi. Il sottocasco. Tieni. Piace perdere tempo. Che tempo ha fatto? 1:39:06. Potevo anche restarmene a dormire.
sembra anche che abbia dello stile. Ma come può fare questi tempi? Esce così piano dalla parabolica. E anche qui davanti non è che forzi molto. Siamo sicuri dei cronometri? Sì, sì, sto controllando anch'io. Vediamo cosa sa combinare. McGregor, fa segnalare che spinga al massimo. Non mi fermo, mi sento sicuro. Ora posso fare anche meglio. Ma perché non si ferma? 1:24.6. Il record è mio, Valli. Non pensare di batterlo, tanto non ci riusciresti. Ti pare? Ehi, ma qui c'è una festa, venite. Dopo, dopo. Intanto vi presento Pelissier. Questo sì che è un grande campione. Marco, dov'è la mamma? Di sopra. Divertiti, Colette, ti raggiungo subito. Claude, Hélène, venite. Prego. Giacomo. Mamma. Caro. Ti presento Hélène e Claude. Claude Pelissier, pilota di Formula 1. Per sapere quello che fai sono costretta a leggere il giornale. Hai visto, eh? 1:24.7. E domenica debutta dal B. Credi che questo mi entusiasmi? Sai come la penso. Ah, ci risiamo. Claude, ti porto via Hélène. Parla tu con mia madre. L'ha lasciato qui per cercare di convincermi? Convincerla? Di cosa, signora Valli? In fondo Giacomo correva già da prima. Ah sì, ma in moto. È diverso. Io so cos'è la Formula 1. Beh, c'è solo la differenza di due ruote. Sono sempre stata contraria, sin dal principio. Forse parlo così perché ho un figlio che corre. Ma per me è un'ansia continua. Ho sempre paura che il telefono suoni e qualcuno mi dica che Giacomo si è fatto male. O è morto. Suo figlio è un pilota in gamba, signora Valli. Le assicuro, può stare tranquilla. Io l'ho visto quando provava a Monza. Ha i riflessi pronti. Vede, è coraggioso, sì, ma è anche attento, sicuro, prudente. Prudente, a 300 km all'ora. Basta niente, una macchia d'olio, un incidente qualsiasi. Oh, mi scusi, Pelissier, sono cose che voi non volete sentire, vero? Lo so, avete il diritto di scegliere la vostra vita, ma non avete il diritto di far soffrire gli altri. Giacomo potrebbe vivere qui tranquillo, felice. Cosa gli manca nella vita? Ha tutto. Perché continua a vivere nel rischio, nel pericolo? Come lei, per esempio. Cos'è che vi spinge a farlo? È difficile rispondere. Ci ha provato Jim Clark. Era un grande pilota. Il più grande di tutti. Le corse falsano ogni prospettiva della realtà. E creano un alone artificioso attorno alle coscienze. Non si può più dare il giusto peso ai fatti della vita e ragionamenti, sentimenti, problemi umani. Tutto assume un'altra dimensione, come accade agli intossicati. Da questo momento si vive soltanto per correre, anche sapendo che prima o poi si deve morire, perché non è più possibile rinunciare.
in una sorta di masochistica autodistruzione. Come vede, signora, il nostro è un male incurabile. Andiamo, Claude, si fa tardi. Ma come, vai già via? Dobbiamo essere domattina ad Albi. Ciao. Sta attento, pensa a me. Sta tranquilla, mamma, andrà tutto bene. Albi, una vecchia cittadina medievale del sud della Francia, addormentata per 364 giorni all'anno. Ma c'è un giorno in cui la città si sveglia all'improvviso e ruggisce. Qualcosa che non va? Beh sì, mi è un po' larga di spalle. Quando sarà diventato un campione, gliela faranno su misura. Stark ha già dato gli ordini per la corsa di domani? Sì, Pelissier deve mettersi alle sue spalle e cercare di dare fastidio a chi tenta di superarlo. E lei? Beh, pare che non mi consideri molto per ora. Mi ha detto che ho corsa libera. Ma con questo catorcio penso che non potrò fare molto. Per il prossimo Gran Premio negli Stati Uniti avrà anche lei una macchina nuova. Glielo prometto. Posso cambiare i getti? Sì, cambiali. Le candele sono troppo grasse. Non è che ti stai cacciando in qualche guaio, eh? Perché? È una donna pericolosa. Sta alla larga da lei. Senti, Claude, mi sei molto simpatico. Andremo sempre d'accordo noi due. Purché tu non metti il naso nei miei affari. D'accordo, come non detto. Claude. Scusa, ma a me piace parlare chiaro. Spiegati, perché hai detto che è pericolosa? Non tanto per Donovan, quello è un marito che non conta. Forse tu non lo sai, ma Gladys è l'amica di Stark e in questo momento alla Clipper è Stark che comanda. Le tribune principali, guardi, sono da quella parte, là in fondo. Sbaglio, si sta rannuvolando. Mi sembra di no. McGregor, vorrei chiederti una cosa. Proprio adesso. Che diresti se io montassi le gomme da pioggia? Ma che sei matto? Che gomme montano gli altri? Quelle normali, per pista asciutta. Quanto pensi che potrei guadagnare ogni giro, se piovesse? Certo, ti troveresti avvantaggiato, ma se non piove, arrivi domani. L'unica speranza che mi rimane, McGregor, è che venga un diluvio. Montami le gomme da pioggia. Stark e Hill sono a pari punti nella classifica del campionato del mondo e la lotta si preannuncia drammatica. Ma un altro motivo di interesse si inserisce in questo Gran Premio di Albi, la presenza di Giacomo Valli, che debutta oggi per la prima volta in Formula 1. L'inesperienza di Valli non gli permetterà certo piazzamenti sensazionali, ma il suo coraggio e la sua ben nota spericolatezza gli consentiranno senz'altro di imporsi all'attenzione della folla. Questa è la tua prima corsa nella Clipper, Valli. Non abbiamo ancora potuto spiegarci bene, noi due. Cerca di non strafare. A vincere ci penso io. Fred, controlla l'olio dei freni. I piloti dal direttore di corsa. Allarga di un punto la convergenza. Tutto a posto, Grant? Beh, per ora sì. Piloti in macchina. Tutti gli altri sgombrino la pista. A tutti i costi per poter presentarsi in miglior posizione sul rettilineo.
Stark è passato subito in testa, seguito da Graham Hill. E ora le macchine si lanciano sul rettilineo opposto alle tribune a oltre 250 km all'ora. Alla curva del ponte, sempre in testa Stark, seguito da Hill, McCollins, Spaghetti, Pelissier, Redman, Stafford e da Valli in ottava posizione. Le macchine si presentano ora sul rettilineo delle tribune in fila indiana, cercando ognuna di sfruttare la scia della macchina che la precede. Ecco Valli che cerca di superare alla curva del prato. Vi riesce e si porta in settima posizione. È già stato doppiato di 3 giri. Siamo giunti alla metà di questa appassionante gara. È ancora in testa Graham Hill, che conduce ormai da 14 giri, sempre tallonato da Stark e da Baghetti. Ma Stark non si dà per vinto, attacca Hill sul rettilineo del parco, gli si affianca, lo supera, passa in testa. Hill non cede, cerca di rimontare all'esterno, non vi riesce. Si butta all'interno prima della curva. È fantastica la lotta di questi due campioni. Eccoli correre a 300 all'ora, ruota contro ruota. Hill ce l'ha fatta, è passato avanti. Alle spalle dei primi, Connor, il compagno di scuderia di Stark, continua nella sua spericolata corsa, cercando di impedire agli altri piloti di portarsi a ridosso di Stark. Le ruote si sfiorano pericolosamente. Che me lo sentivo. Connor ha sempre rischiato troppo. Speriamo se la sia cavata. Ken Stark balza in testa alla classifica del campionato del mondo con 30 punti contro i 29 di Graham Hill al secondo posto. Le concedo pochi minuti, non la faccio parlare troppo. Come va, Jim? È andata male. Pensa, ero riuscito a convincere Lily a uscire con me stasera. Andavamo a ballare. Oh, oh.
così ha vinto Stark. Lui sì che è un grande campione. E poi tutti devono aiutarlo. Le corse sono così, Jim. Lo sai meglio di me. Adesso pensa soltanto a guarire. Tornerai a correre, vedrai. No, Claude. Stavolta sono finito. Tu non sai, ma io sono tutto in pezzi. E poi la cosa peggiore è... che da un po' di tempo avevo paura. E chi ha paura non può correre. Sciocchezze. Tutti abbiamo paura. Tu credi che io non ne abbia? Claude, lascia perdere tutto. Vattene finché sei in tempo. Tu non sei solo come me. Hai moglie, figli. Va bene, provvedito. Frank è in ritardo, non l'hai ancora visto, Kenny? No. Strano. Oh, non ti preoccupare, arriverà. Non riesci più a vincere. Neanche a ping pong. Sei in ribasso, Graham. Gladys, tu che ne dici? Finché non correrà per la Clipper non vincerà mai. Già. Potremmo metterci d'accordo noi due, no? Che ne dici, Ken? Oh, sì, naturalmente certo. Tu farai la seconda guida. Starai dietro a Ken, ostacolando gli altri in modo che non lo raggiungano. Certo, e poi? Beh, quando avrai imparato a correre molto ti permetterò gentile di passargli davanti. È simpatico, Hill. Peccato che abbia il vizio di vincere troppo spesso. Stark e Vincente me lo danno alla pari. Scommetti quello che vuoi, Jim. Il campionato del mondo lo vinco io. Come va, Shank? La tua macchina è arrivata penultima, eh? Stai migliorando. Ma questo è niente. Vedrai fra un po'. Sto preparando una bella sorpresa. Ah. Chissà che un giorno non dia fastidio alle tue Clipper, Donovan. Ciao, Gladys. Dobbiamo assumere immediatamente una terza guida. Per quest'anno potremmo farne a meno, Frank. Già, io perdo i premi d'ingaggio degli autodromi per la terza macchina. E chi prendiamo? Secondo me oggi non c'è nessun pilota in grado di passare in Formula 1. Beh, in Formula 2 c'è Leclerc, che non è male. Anche in Formula 3 c'è qualcuno. Per esempio Greenwood sta venendo su forte. No, no, ho di meglio io. E chi sarebbe? Valli. Giacomo Valli. Valli? Ma Valli corre in motocicletta. E con questo? Quanti corridori motociclisti sono passati a correre in vetture di Formula e anche di Formula 1? E poi Valli è un campione. Tutto il mondo lo conosce. E questo a me fa gioco. Non credo che la sua idea sia felice, Donovan. Conosce Valli? Sì, di vista. Se ne dicono molte su di lui. E a quanto ne so io non è un tipo che si può tenere sotto. Penserai tu a farlo filare dritto. In fondo che dovrebbe fare? Mettersi in coda e ostacolare quelli che cercano di avvicinarsi a Stark, come faceva Conn. Bene. Comunque, prima di decidere, gli faremo fare una prova. Valli domani corre a Brands Hatch. Gli parlerò io stesso. Splendida corsa. Grazie. Signor Valli?
Un messaggio per lei da parte del signor Donovan. Ciao, Pessima. Quanto è? 2 sterline. Grazie. Buongiorno. Ecco Valli. È stato uno spettacolo, niente. Buonasera, Donovan. Signora. Prende qualcosa, Valli. Un martini, grazie. Un martini. Immagino che sappia perché l'ho fatto venire qui. Certo, ha bisogno di un pilota. Mi piacciono le persone sicure di sé. Vuol correre in Formula 1? Senz'altro, anche subito, sempre che lei abbia il coraggio di affidarmi una macchina. Le farò fare una prova a Monza. E se andrà bene, correrà con la Clipper. Donovan! Oh, Walter. Scusate un momento. Signor Valli, mi fa un autografo, per favore? Grazie. Senti, mi chiamo Valentina, mi fai un autografo? Ci metti con simpatia. Grazie. Grazie. A quanto pare non sono le ammiratrici che le mancano. Vuole un autografo anche lei? Il capoguida della Clipper è Stark, vero? Sì. Che tipo è? Come pilota è eccezionale. E come uomo? Beh, è un tipo in gamba. Un po' duro forse, ma è caparbio, metodico, preciso. Ecco, proprio l'opposto di quello che sono io. Credo che non andremo molto d'accordo noi due. Stava già sognando? Sì, possono farlo i piloti della Clipper. Ehi, ciao Valli. Sono bellissimi. Ho provato la macchina, è a posto. Di un po'. A quanto sei passato prima, davanti alle tribune? Beh, non ho forzato, andavo piano, sui 270. Io vado a dare un'occhiata alla macchina. Va bene. C'è da sudarsi anche l'anima qua dentro. Sempre meglio sudare che bruciare vivi. È fatto di materiale ininfiammabile. Anche questi? Certo, come tutto quello che indossi. E tu credi che questa roba possa davvero resistere al fuoco? Vuoi una prova? Dammi la mano. Resista al fuoco per 15 secondi. Giusto il tempo per saltare fuori dalla macchina. Ehi, siamo sicuri, La mano è mia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Comincio a sentir caldo. 14, 15. Vedi? Si è cristallizzata, ma non brucia. Vuoi che ti dia qualche consiglio? Ah, certo, grazie. Ci sono 3 brutte curve sul circuito. L'entrata e l'uscita di Lesmo, queste. La curva parabolica, qui. Soprattutto la parabolica è brutta. Sembra facile, ma è un momento andare fuori strada. Ti conviene prenderla piano i primi giri. Studiala bene. E non entrare mai stretto. Ti potresti trovare in mezzo al bosco. La cosa più importante, però, è uscire con perfetto stile dalla curva parabolica.
Ai box ci sono Donovan, Stark e tutti gli altri pronti a giudicarti. Devi presentarti sul rettilineo d'arrivo come sul filo di una spada, senza sbandare. E per riuscirci c'è un solo modo, ricorda. Dosare la potenza alla fine della curva parabolica. E solo quando senti che la macchina è ben impostata dai gas, con progressione. Puoi tirare fino a 10.000 giri, addirittura. Nella curva in fondo a rettilineo scendi a 9.000, rallenta deciso, così li imboccherai bene. Questo è essenziale, che ti giudichino un pilota che ha stile. Sì, ma se devo rallentare farò dei brutti tempi. Beh, quello che perdi in questo tratto dovrei guadagnarlo nel resto del circuito, dove nessuno ti vede. Lì puoi scatenarti. Ma sta attento, eh? Non è facile tenere il controllo di una vettura di Formula 1 quando si va troppo forte. Thank you.